Buongiorno, benvenuti a questa prima lezione del corso OSS, operatore sociosanitario. Mi presento, io sono Silvia e sono infermiera. Sono una delle insegnanti che incontrerete durante il nostro corso e con me e con l'altra mia collega Federica affronteremo le materie prettamente infermieristiche, ok? Allora, iniziamo quest'oggi con la prima lezione. Parleremo, per introdurre l'argomento, appunto del profilo professionale dell'operatore sociosanitario dell'OSS. Quindi vedremo oggi chi è l'OSS, di cosa si occupa, che cosa fa nel suo ambito lavorativo e qual è la legge che regola questo profilo. Ovviamente, come tutte le figure professionali, c'è una legge, che regola questa figura. È la legge del 22 febbraio 2001, nello specifico l'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001. Ricordatevela, tenetela bene a mente perché questa è la legge che regola tutta la vostra figura professionale. Ok? Vediamo nello specifico che cosa ci dice questa legge. Nell'articolo 1 è individuato appunto la figura e il profilo dell'OSS, dell'operatore socio-sanitario. Una breve parentesi, questa legge va a sostituire tutte le figure precedenti all'OSS, quindi ex OTA, OSA, portantini, ausiliari, eccetera, eccetera, non esistono più. C'è solamente la figura dell'operatore socio-sanitario OSS con due S oppure con tre S, che sarebbe l'operatore professionale socio-sanitario specializzato, che ha bisogno di un corso di specializzazione in più. Vediamo l'articolo 1. Appunto, individua la figura dell'operatore sociosanitario. L'operatore sociosanitario è l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, quindi come per esempio il corso che voi state intraprendendo, chi è l'OSS? È colui che va a soddisfare i bisogni primari della persona nell'ambito delle proprie aree di competenza in un contesto sia sociale che sanitario. Qual è lo scopo dell'OSS e un po', diciamo, di tutte le figure, no? Degli operatori sanitari? È quello, questo ricordatevelo, è importantissimo, è quello di favorire il benessere e l'autonomia del paziente o dell'utente. Ok? Quindi questo deve essere proprio stampato nelle vostre menti: favorire il benessere e l'autonomia del paziente. Ok? Poi ci sono altri articoli, i contesti operativi, cioè dove opera, dove è collocato l'OSS, dove è collocato, svolge la sua attività ovviamente negli ospedali, no? In ambiente ospedaliero, però non solo, ma anche dove nei servizi di tipo socio-assistenziale, socio-sanitari, residenziali, semiresidenziali, al domicilio dell'utente, ok? Quindi vedete che la figura dell'OSS non è limitata, inserita solamente nel contesto ospedaliero, ma bensì in molti contesti, anzi, oggi come oggi è una figura molto richiesta, inserita in vari ambiti, per esempio anche in ambiente scolastico, ok? Nei centri diurni per disabili, per farvi qualche esempio, ok? L'operatore, poi vediamo l'articolo 4, l'operatore socio-sanitario svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Quindi è ovvio che la figura dell'OSS si inserisce e si interfaccia con le altre figure professionali sanitarie, ok? Quindi si inserisce all'interno di un'equipe multiprofessionale, che è formata per esempio dall'infermiere, dal fisioterapista, dal medico di base, dal medico fisiatra, geriatra, dallo psicologo, assistente sociale, ok?
Quindi l'OSS è una figura di supporto, prettamente di supporto all'infermiere, però comunque si inserisce all'interno di questa equipa assistenziale che ruota attorno al paziente e utente. Vediamo quali sono le attività che svolge l'operatore sociosanitario. Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita. Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero, intervento igienico-sanitario, intervento di carattere sociale, supporto gestionale, organizzativo e formativo. Vedete, qui sono elencate proprio nella legge anche tutte le attività che concernono il profilo dell'OSS. Quindi tutto ciò che potrete fare prima, durante il tirocinio e poi al lavoro, una volta che avrete conseguito l'attestato di OSS, sono elencate tutte nella legge. Quindi attenzione, vi faccio questa parentesi perché solitamente i vostri colleghi mi fanno sempre domande inerenti a questo, no? Perché un po' chi già lavora, chi ha iniziato il tirocinio, gli capitano delle cose. Allora, tutto ciò che non è contemplato in questa legge voi non lo potete fare. Per esempio, l'OSS non somministra la terapia, non somministra la terapia che sia orale, sottocutanea o intramuscolare, perché non è una mansione che compete all'OSS. Se voi lo fate e poi succede qualcosa, ne rispondete civilmente e penalmente, ok? Giuridicamente. Quindi attenzione quando andrete al lavoro, al tirocinio. Tutto ciò che non compete a voi non lo potete fare. E tutte le cose che potete fare, vediamo nello specifico, sono elencate in questa legge che stiamo vedendo, non nel vostro profilo professionale. Ok? Poi su qualsiasi dubbio che avete potete chiedercelo via WhatsApp, eccetera, eccetera, su qualsiasi dubbio che avete durante l'ascolto delle lezioni, chiedete pure, ok? Quindi qui, ve lo leggete perché avrete le slides, troverete tutto le cose che potete fare nello specifico, ok? Allora, importante è anche l'aspetto relazionale, no, nel nostro lavoro. Perché? Perché abbiamo a che fare con delle persone che spesso e volentieri sono persone fragili o comunque malate. Ok? Quindi è importantissimo l'aspetto relazionale, ok? Che avrete comunque l'occasione di approfondire nelle altre lezioni con i colleghi che si occuperanno della parte di psicologia. Okay, però anche questo aspetto, vedete, è contenuto nella legge che stiamo vedendo. Per esempio, tra le cose più importanti, vediamo che l'OSS deve saper lavorare in equipe, si avvicina e si rapporta con l'utente e con la famiglia, comunicando in modo partecipativo in tutte le attività quotidiane di assistenza. Sa rispondere esaurientemente, coinvolgendo e stimolando al dialogo. È in grado di interagire, collaborare con il personale sanitario e con il malato morente. Vedete, è in grado di gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità. Questa è una cosa molto importante, sottolineo questa cosa perché? Perché con il lavoro che andrete a fare, ovviamente verrete a contatto con delle informazioni private, riservate, delicate dei pazienti, ok? Quindi noi segreto professionale, non possiamo rilevare a nessuno, all'infuori dell'ambito lavorativo, no? Dei colleghi, le informazioni che riguardano i pazienti, perché è un reato, quindi ricordatevi questa cosa importante, ok? In conclusione, io e la mia collega abbiamo scelto questa frase che ci sembrava adatta per riassumere un po', no, il lavoro che andrete a fare e l'importanza e la responsabilità che vi porterà questo lavoro, perché sappiamo bene che è un lavoro delicato, no? Tutti i lavori sono importanti, però noi abbiamo a che fare con delle vite umane, quindi abbiamo una responsabilità ovviamente maggiore, no?
Quindi quello che vi vogliamo consigliare all'inizio di questo vostro percorso è quello di pensare sempre a quello che stiamo facendo, essere responsabili in qualsiasi cosa andiamo a fare nel nostro lavoro, dalla piccola cosa alla grande cosa, perché tutto ruota intorno al paziente, ok? Questo tenetelo sempre a mente. Se avete dubbi, non sapete fare una cosa, chiedete sempre a chi, ovviamente, di chi vi fidate, di chi sa più di voi, ok? Oppure informatevi. Io dico sempre, agite sempre secondo scienza e coscienza, cioè secondo evidenze scientifiche reali, non perché si è sempre fatto così, no? Spesso nell'ambiente lavorativo si dice, ah, si fa così perché sono 20 anni che si fa così. No, in realtà la medicina è sempre in evoluzione, si aggiorna sempre. Quindi le cose vanno cambiate e fatte sempre secondo le ultime evidenze scientifiche, ok? Quindi oggi come oggi non mancano i mezzi per aggiornarsi, ci basta poco, no? Basta il cellulare per consultare se abbiamo dei dubbi o chi ne sa più di noi, se avrete l'infermiere di riferimento, l'OS esperto, eccetera, no? Quindi nel dubbio chiedete sempre, ok? Concludiamo questa prima lezione di presentazione della figura dell'OS, grazie dell'attenzione e ci vediamo alla prossima lezione.